Host to the hunt per la mano destra. Allora, la mano destra inizia con degli arpeggi. La diteggiatura che è scritta sullo spartito è sicuramente quella più comoda per la mano, per fare questo passaggio con il minor sforzo possibile. Dopo queste prime due battute, la mano suona due note insieme. Prima si fa, poi do mi e poi si re. Nel secondo rigo si ripete lo stesso arpeggio del primo. Le note poi cambiano. C'è un fa diesis insieme al si. Fa diesis e la, e sol. Nel terzo rigo abbiamo ancora un arpeggio che però stavolta scende da destra verso sinistra. Una cosa che possiamo fare è tenere il mignolo già pronto sul fa, anche quando l'abbiamo suonato, perché poi dobbiamo suonarlo subito dopo. Il numero 2 passa sopra il pollice per suonare questo fa. Nel quarto rigo abbiamo ancora lo stesso arpeggio che abbiamo fatto nel primo e nel secondo rigo e poi gli accordi per concludere. Fa, si, re, fa, si, mi, do. Quindi, dall'inizio alla fine.